25 dicembre, ore 10:08, studio legale Wright & Company. Benvenuti, bentornati a Phoenix Wright Ace Attorney. L'ultima volta abbiamo concluso il caso di Will Powers, abbiamo incolpato di Vasquez, anche se non è veramente colpa sua. È stato un incidente, ma il caso è stato risolto nel migliore dei modi. Anche se mi è dispiaciuto un po' perché avevo un po' più di fiducia e rispetto per Jack Hammer, ma vabbè. E quest'oggi esploreremo questo caso per la prima volta, il quarto caso, il caso dove il colpevole sembra essere Edgeworth. Ma appunto, come ho detto l'ultima volta, c'è qualcosa che mi dice è impossibile che sia Edgeworth, non penso che avrebbe tutti quei fan che ha adesso se fosse davvero un assassino. E in generale lo vedo, penso che c'è in tutti gli altri giochi, quindi non penso che sia un assassino, è un po' peccato. Purtroppo è difficile andare completamente alla cieca, soprattutto quando cerco immagini. Non è che io abbia visto chissà che, ma lo vedo così spesso che credo che sia impossibile che la sua storia finisca qua. Non so quando uscirà questo video, è il primo video che registro con il nuovo portatile. Non cambierà molto, immagino, per voi, cambierà solo un po' per me il tempo di elaborazione. Ho visto dei commenti che hanno detto che pensano che voglia caricare questo episodio di proposito a Natale. È una buona idea, però non penso che uscirà a Natale, perché in ogni caso, da quel che ho capito, questo caso non posso finirlo entro la fine dell'anno, e a meno che non mi metta a registrare a manetta e a pubblicare svariati video al giorno, ma... vabbè, vediamo, sono intrigato, sono interessato, non odio Edgeworth, ma voglio vederlo in questa situazione, voglio vedere come reagisce, sono interessato. Studio legale, beh, noi non lo sappiamo ancora. Ehi, Nick, sai per caso se ci sono delle cascate qui intorno? Cascate? Perché me lo chiedi? Dai Nick, mi sembra ovvio, devo mettermi sotto una cascata? Meglio ancora se è ghiacciata? Così ti prendi una polmonite, Maya? È per l'allenamento zen? Tipo Zoro? Oh, fa parte del tuo addestramento da sensitiva? Certo, ultimamente non mi sono applicata molto, però. Devo domare gli elementi naturali e rinascere sotto le possenti acque di sorgente. Sai, per rinascere dovresti morire prima, è da quello che penso che ti succederebbe. ho capito. Non conosco delle cascate vere e proprie, ma ci sarebbe il lago Gord qui vicino? Gord? Cosa vuol dire già Gord? Zucca? Zucca? Cetriolo? Cocomero? Qualcosa del genere. Zucchina? Vuol dire qualcosa del genere, credo. Oh, peccato! Mi dispiace, non posso farci nulla. Non potrebbe bastare una semplice doccia fredda? buona idea! Ok. Tanti saluti alle possenti acque di sorgente? Oh, nel prossimo notiziario, un'enorme creatura non identificata è stata vista dal lago Gord! Oh, è Nessie? La città è in fibrillazione. Prendendo spunto da Nessie, il mostro di Loch Ness è stata subito chiamata Gordy. Gordy? Sebbene l'esistenza di Nessie sia stata più volte smentita, gli abitanti della zona sono convinti che il loro mostro esista davvero. Fa bene al turismo? Che stupidaggini. Non potrebbero dare notizie un po' più serie? Nick? Eh? La pressione dell'acqua mi sembra troppo bassa in quella doccia. Vuoi più pressione? Allora perché non vai dai pompieri e ti fai spruzzare dai loro idranti? Buona idea, Nick! Oh... A quanto pare i poteri paranormali non ti aiutano a rilevare il sarcasmo. Dentro da un orecchio, fuori dall'altro. Interrompiamo il programma per un'edizione speciale del telegiornale. Il lago Gord è ancora teatro di strani avvenimenti, ma questa volta è un omicidio. Di nuovo il lago Gord? Stamattina il cadavere di un uomo è stato trovato nel lago. Un indiziato è già agli arresti. Fonti interne della polizia rivelano che il nome del sospettato è Miles Edgeworth, 24 anni. Edgeworth era un pubblico ministero promettente, molto abile e stimato da tutti. Aveva di fronte una lunga e gratificante carriera, che abbia gettato tutto al vento? Edgeworth? Cos'è questa storia? Edgeworth non avrebbe mai fatto una cosa simile? Nick? Maya!
I pompieri mi hanno sbattuto il telefono in faccia quando li ho chiamati. Abbiamo cose più importanti di cui preoccuparci, Maya. Edgeworth è stato arrestato. Cosa? Il procuratore? Sì, è sospettato di omicidio. Cosa? Quando? Dove? Perché? Come? Chi? Non lo so. Dobbiamo saperne di più, Nick. Ok, parliamo. Parliamone, Maya. What? Ok, cosa facciamo, Maya? Allora, cosa facciamo? Come cosa facciamo? Andiamo a indagare! Dobbiamo parlare con Edgeworth ed esaminare il luogo del delitto! Ha ragione, ci servono più informazioni. Meglio darsi una mossa? Non prima di averle chiesto qualche idea, però! Perché non ci sono decorazioni natalizie in giro? Non è Natale. Ho capito che è l'anno in cui... Sì, è l'anno in cui è morta Mia, però... Allora, qualche idea? No! Le idee migliori mi vengono sotto le cascate ghiacciate. Cervello congelato ti dà migliori idee? Ok, andiamo. Oh, sì. Sì, mostra, come no. Andiamo. Dove si va? Oh, sarà al centro di detenzione. Ah, posso già andare al lago? Ma no. Centro di detenzione. Ci sarà Edgeworth dall'altro lato? Centro di detenzione, sala visite. Sai una cosa, Nick? Prima o poi ci siamo finiti tutti qui dentro, vero? Io ci sono finito dentro. Forse quando mi avevano accusato di aver ucciso Mia. Forse Phoenix è finito lì dentro in quella situazione. Vabbè, credo faccia parte del nostro lavoro. Ma non penso sia una cosa da raccontare in giro. Oh, eccolo che appare come un fantasma. Perché da dove potevano farlo sbucare? Ah! Ok, torna qua, Edgeworth. Edgeworth, non fare il... Ehi, Edgeworth, torna qui! Cosa ci fate qui? Non credo sia di buon umore, Nick. Beh, è pur sempre in arresto, Maya. Eri di buon umore quando ti trovavi al suo posto? Allora, siete venuti a ridere delle mie disgrazie? Ridete pure! Ok. Edgeworth, ti ho già deriso abbastanza durante i processi, quindi per ora solo un piccolo haha, piccolo, perché so che non sei stato te, ma solo un piccolo haha, perché mi fa ridere un tizio vestito così in prigione. Beh, perché non state ridendo? Nick, dovremmo ridere. Nah, non parla sul serio, se ridiamo diventerà una furia o scoppierà in lacrime. Non dategli un caffè, occhio! Edgeworth, non abbiamo così tanto tempo libero per venire qui a riderti in faccia. Certo che lo avete. Non ha tutti i torti. Non dovevi venire. Non volevo che mi vedessi. Ma io voglio vederti, Edgeworth. Non in questo stato. Ehi, neanche io avevo voglia di vederti, credimi. Edgeworth, cosa hai fatto, zio? Cosa hai fatto? Oh, non esamina, cosa hai fatto? Noi non lo sappiamo, no? Cosa hanno detto? Hanno detto solo che hanno trovato un cadavere nel lago, giusto? Ok, cosa è successo, Edgeworth? Parla. Edgeworth, dimmi che cosa è successo. E perché dovrei? Cosa avete intenzione di fare? Abbiamo intenzione di aiutarla, ecco cosa! Aiutarmi? Voi? Non siate ridicoli. Scusa? Non è... Tu sei un principiante, hai affrontato solo 3 processi, quindi ho un tasso di riuscita del 100%, Edgeworth? Ehi! Certo, li hai vinti tutti e 3, per pura fortuna. Ma presto o tardi la fortuna ti volterà le spalle. Serve talento, right? E molta esperienza. Il talento... Chi era? Thomas Edison che lo diceva? Il genio è al 99% duro lavoro. Beh, è la stessa cosa col talento. Il talento è il 5%. Il 2% è essere figli d'arte e il resto è duro lavoro. Nel mondo reale è un po' diversa la cosa. Molta esperienza, eh? I miei casi erano abbastanza strani. Penso di averne fatte di esperienze. Nick, ti stai insultando! Nick?
Perché sono sempre io quella che si deve arrabbiare? Il Lag Gord. Dai, almeno qualcosa, Edgeworth. Odio quando i testimoni non parlano. Il delitto è avvenuto al Lago Gord, giusto? Sì, ieri notte. Il lago è piuttosto distante sia dal tribunale sia dal tuo ufficio. Perché ti trovavi laggiù? Non vedo perché dovrei dirtelo. Signore Edgeworth, lei non ha... Gordy? Huh? C'ero andato per vedere Gordy. Bullshit! Di decimo livello. Non han tipo annunciato stamattina di Gordy? Gordy? Di cosa sta parlando? Te lo spiego dopo. Perché Edgeworth non vuole parlare con noi? Perché è tipo tsundere a livelli estremi. Tsundere fino alla morte. Se gli mostro il distintivo capisci che voglio difenderlo, roba simile. Il tuo distintivo di avvocato? Edgeworth, lascia che ti difenda io. Davvero divertente, Wright. Ma non sono messo così male. Non ancora, almeno. Che cosa vuole insinuare? Dovrei affidarmi a un avvocato dilettante con solo 3 processi alle spalle. Mai! Che cosa? Il mio è un caso senza speranza, Wright. Tutti gli avvocati difensori che ho contattato hanno rifiutato la mia richiesta. E quindi perché non accetti la mia? Non ha appena detto non sono così disperato? Lo sei così disperato? Come? In sostanza, temevano di perdere la causa. Penso che forse sia colpa mia se hanno poca fiducia in loro stessi. Dopotutto ho ottenuto un verdetto di colpevolezza per tutti i loro clienti. Non ci posso credere. A ogni modo non voglio che vi intromettiate in questo caso. In particolare tu, Wright, devi starne fuori. In particolare tu, Edgeworth. Oh, sei stato tu? Edgeworth, per me non è facile chiedertelo. Ma tu sei innocente, vero? Credi a quello che vuoi. Io ho un'unica richiesta. Huh? Restate fuori da questo caso. Perché? Nick vuole solo aiutarla. Lo so, questo lo so benissimo. Ma io non voglio essere aiutato, intesi? Perché no? Sentite, andate via e lasciatemi in pace. Sasuke, no! Devo salvare Sasuke! Mi sta proteggendo da qualcosa! Believe it! Nick, è stato Edgeworth, vero? Maya, forza, andiamo a investigare da un'altra parte. Ma Nick! Anche Phoenix ne è un po' piena le scatole a sto punto. Sì, probabilmente vuole... Eravamo amici d'infanzia, no? Qualcosa del genere. Abbiamo un passato insieme, quindi immagino che sia quello. Scherzi yaoi a parte. E... vuole difenderci da qualcosa che è più grande di noi perché siamo principianti. I don't give a shit, Edgeworth. Diventerò il re dei avvocati un qualche giorno. 25 dicembre, parco del Lago Gord, ingresso. Siamo all'ingresso, baby. È questo il luogo del delitto? Esatto, il Lago Gord si trova al centro di questo parco. E ancora niente decorazioni natalizie. What the fuck? Ok, questo gioco è tipo Los Angeles, no? Ma è comunque un gioco giapponese. E in Giappone so che il Natale non è una festa religiosa, più una cosa... è più simile a San Valentino, o roba simile, giusto? Ma... boh, ci sono un po' poche decorazioni tutto sommato, soprattutto sugli alberi, è il primo posto dove si mettono decorazioni, e in un luogo turistico. Vabbè, un parco naturale, forse non sugli alberi per non rovinarli, ma che ne so, qualcosa? Un Babbo Natale sotto il cartellino? La zona è pattugliata da alcuni agenti di polizia. Credo stiano interrogando i passanti. Ehi, ma quello non è il Detective Gumshoe? Allora! Non ditemi che dopo aver setacciato tutto il parco non avete trovato nulla! Mi dispiace, signore, niente! Idiota! Il processo inizia domani! Dobbiamo trovare subito degli indizi! Ma signore!
Non esiste alcun indizio. Per questo abbiamo arrestato il procuratore Edgeworth. Ormai è evidente, signore. È stato lui a... Zitto! Zitto, shut up! Oh, se provi a dirlo ancora una volta, io te ne farò pentire amaramente. Diamine, voglio dire, fuori dai piedi, amico. Sì, signore. Fugge agitando le braccia. Con la pistola in mano, spara a caso. Il detective Gumshoe deve avere la luna storta oggi. Reclute. Ehi, sbaglio, lei è Harry. Ma sì, Harry Butts. No. Ancora. Wright, Phoenix Wright. È un nome così difficile da ricordare? È così strano e... strano? E cosa sta facendo da queste parti, amico? Investigando? Così sembra. Bene, sono a sua disposizione. Mi chieda pure tutto quello che vuole. Forza! Sembra un po' diverso dal solito. Mi chiedo che cosa abbia. In realtà il signor Edgeworth non ci ha ancora chiesto se vogliamo difenderlo. Ho capito. Oh, odio quello sguardo di Gumshoe. Mi fa sentire molto... in colpa. Come se gli ho fatto del male. Lo sguardo da cane bastonato. Edgeworth se la sta... cioè, Gumshoe se la sta prendendo perché è Edgeworth il colpevole. Cioè, è considerato il colpevole, non capisco perché. Edgeworth non era quello che tipo lo minacciava quando era... quando stava testimoniando. Parlami di Edgeworth. Crede che il signor Edgeworth sia un assassino? Assolutamente no, è impossibile. Non c'è testimone che tenga. Io non ci credo e basta. È vero, chi se ne importa del testimone? Già, chi se ne frega delle prove fondamentali e delle persone che importano di più in un processo? A me importa, e come? Ah, lei è convinto della sua innocenza, vero detective? Certamente, anche se la polizia è sicura che sia stato lui. Nessuno sta prendendo sul serio queste indagini. Oh no! Dopo tutto quello che il signor Edgeworth ha fatto per noi, è triste vedere che nessuno si schiera al suo fianco. Beh, almeno lei gli crede. C'è lei al suo fianco, detective? Oh, povero Gumshoe. Quindi siamo io, Maya, Gumshoe e Edgeworth contro il mondo. Il giudice è imparziale, si spera. richiesta di difesa... Cos'è successo prima? Detective Gumshoe, può dirci cosa è successo qui? Non lo sa, amico? No. Oh, d'accordo, caro avvocato testa fra le nuvole. Testa fra... Huh? Chiamami almeno Porcospino. Lasci perdere, le dirò tutto. È successo la notte scorsa, circa 15 minuti dopo mezzanotte. C'era una barca in mezzo al lago Gord. E in questa barca c'erano due uomini. Uno di loro ha sparato all'altro con una pistola. Bang! E l'assassino è il signor Edgeworth? Un agente è arrivato sul luogo, l'ha subito arrestato. Un agente è arrivato sul luogo. Magari l'agente è corrotto? O l'agente è un complice di... del tizio che l'ha ucciso davvero? È solo che io sono sicuro al 95% che non è stato Edgeworth. Ma non so come può essere successo altrimenti, perché erano da soli su una barca. A meno che il tizio si è sparato da solo e poi l'ha messa in mano a Edgeworth prima di morire. Sarebbe tipo il più grande troll della storia, perché rinuncia alla sua vita per mettere nei guai Edgeworth. Dico il più grande troll per non dire parole più dure e non proprio adatte, ma capite cosa intendo. Ma come ha fatto ad arrivare al lago così rapidamente? Beh, c'era un testimone. Siamo accorsi al parco non appena abbiamo ricevuto la sua segnalazione. Un testimone? Richiesta il testimone prima. Chi è questo testimone? Mi dispiace, è un'informazione confidenziale. Comunque sembra che il testimone abbia visto tutto. Sarà di sicuro convocato al processo di domani. Quindi non ci sono altri testimoni? Esatto, giù al lago faceva un freddo cane ieri notte.
Ed era anche la vigilia di Natale, dopo tutto. Ma noi teniamo gli occhi aperti. Occhi aperti! Occhi aperti! Spesso i testimoni spuntano fuori quando meno te lo aspetti. Ecco perché oggi siamo qui, per esaminare la zona in modo più approfondito. Per il momento non abbiamo concluso niente. Oh, oggi è Natale, me l'ero dimenticata! Sì, perché non c'è niente che significa che mostra che è Natale. Dov'è il tuo regalo, Nick? Non sono Babbo Natale! Ok, richiesta di difesa. Ma è davvero così? Nessuno vuole difendere il signor Edgeworth? Già, lui è una specie di celebrità nell'ambiente. Perdere il caso dopo aver accettato di difenderlo sarebbe un grave smacco. Inoltre, tutto sembra indicare che sia proprio lui il colpevole. Certo, specialmente se c'è un testimone che ha assistito al delitto. Ehi, amico! Non mi dica anche lei che ha intenzione di abbandonarlo! Non si ricorda più del samurai d'acciaio? Deve ringraziare Edgeworth se il suo cliente è stato dichiarato innocente! Sì, lo so. Sono già andato da Edgeworth. Ho provato a chiederglielo. Ma non vuole che siamo noi a difenderlo. Anzi, è soprattutto me che non vuole. Cosa? Ma non ha alcun senso, amico! Non sa quanto ho parlato di lei dopo il caso del samurai d'acciaio! Continuava a ripetere right, right, right all'infinito! Nick? Non sono sicuro che sia un buon segno. Nemmeno io. Non capisco perché dovrebbe rifiutare il suo aiuto. Davvero non capisco. Detective Gumshoe! Cosa c'è? Avete trovato qualcosa? No, signore, non ancora. Ma hanno chiamato al commissariato, vogliono convocare una riunione. Una riunione? Sulle indagini? D'accordo, ci vado subito. Oh, mi dispiace ragazzi, devo scappare. Avete sentito? C'è qualcos'altro che volete chiedermi prima che torni al commissariato? L'autopsia. Oh sì, ha qualche informazione sulla vittima? Mi dispiace, non hanno ancora compilato il referto dell'autopsia. Lo sto aspettando anch'io. Comunque, se avete tempo potete fare un salto al commissariato. Lì potremo discuterne con più tranquillità, ragazzi. Il detective Gumshoe ti ha fornito le indicazioni per raggiungere il commissariato. Oh, un'ultima cosa, detective Gumshoe! Che cosa? Vorremmo dare un'occhiata nel parco. Possiamo fare un giro? Certo, nessun problema! Avete la mia autorizzazione! Ok, nice! Sai, Nick, credo sia una buona idea parlare alle persone quando sono cariche di lavoro. Già, non hanno il tempo di pensare a quali informazioni non dovrebbero confidarti. Già, forza, iniziano le indagini! Inizieranno in modo vero e proprio la prossima volta. Io vi ringrazio per l'attenzione, alla prossima dove esploreremo e investigheremo il lago Gord e i suoi dintorni alla ricerca di indizi vari per scagionare Edgeworth e dovremo anche in qualche modo convincerlo a farsi difendere da noi, con la forza o meno. Grazie per l'attenzione e alla prossima. Bye e buon Natale.